Amici del basket, buonasera, i più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, dove tra qualche istante per questo turno di campionato Under 15 Elite regionale scenderanno in campo due formazioni già schierate a centrocampo con il primo arbitro signor Pampaloni Lorenzo di Terranuova, coadiuvato da Pirallini Samuele da San Giovanni. Le due formazioni a destra, la formazione di casa, la Dunia Pacchesba, che va in attacco e lo fa con il numero 14, Jankovic, realizza il primo tentativo, diciamo un incontro importantissimo, errato questo servizio, la mette dentro, inizio travolgente, Nika segue a Jankovic, mette, calpesta la riga laterale e inizio veramente travolgente, la nemica di sempre, chiaramente la nemica, la formazione storica senese sempre in lotta, diciamo così, contro. Vediamo questo servizio in acrobazia a lunga distanza, la mette dentro gladiatorio, questo inizio veramente importante. Cabina con 3-7-0 dopo 49 secondi, vediamo, è una tipica azione di contropiede, dicevamo una storica battaglia con i ragazzi senesi, quelli che da anni la nostra formazione, chiaramente nemici da battere in campo, non avversari da abbattere, dicevamo sportivamente. Quindi un bel match fra Under 15 e Aretini, abbiamo il meglio della gioventù messa nelle mani di quel personaggio importantissimo che risponde al nome di Umberto Vezzosi, un guru del basket e di questa disciplina sportiva che per motivi di logistici da 4 anni è con noi, è da poco con noi questo numero 12 Calzini, una famiglia da 3, anche Calzini 10-0 dopo poco più di un minuto, e lotta fra pari classifica, ci dicono all'inizio di questo campionato, ancora appaiate al palo le due formazioni, ma abbiamo visto come la qualità già espressa in questo primo minuto di gioco penda sicuramente il suo ago della bilancia da parte dei ragazzi aretini che dialogano. Ma vediamo a disposizione di coach Umberto Vezzosi, tap in di Jankovic, chiaramente baciato dalla natura, sua elevazione non trova concorrenti, vediamo ancora secondo tap in del numero 14 Jankovic, ed ora chiaramente costringe coach Semplici Davide, coadiuvato da Porco Filippo, a richiamare le due formazioni in panchina. 12-0, veramente un inizio travolgente, un inizio fulminante, un inizio che ha messo in evidenza una formazione ben quadrata, quella aretina. Dicevamo, diamo lettura ora delle liste consegnate ai due direttori di gara per la Mensana Siena, 0 Lombardi, 7 Versace, 9 Capitan Berti, 10 Bandini, 11 Ferrari, 14 Tius, 15 Margiacchi, 18 Chierchini, 24 Bianchini, 36 Pascucci, 99 Baccheschi, Davide Semplici e coach Filippo Porcu, il primo assistente. Per la formazione Dunia Pacchesba, 4 Troandi, 6 Nica, 7 D'Aprile, 8 Geppetti, 9 Zanini, 10 Giovacchini, chiaramente fratello di quel magico Zanini che attualmente è in Serie B, nato dal vivaio aretino. 10 Giovacchini, 11 Davanti, 12 Calzini, 13 Cavina, 14 Jankovic, 15 Di Tommaso, 16 Tiberi, Umberto Vezzosi è l'allenatore, coadiuvato da Marco Davanti, tavolo della giuria, 24 secondi, Borcia Pietro Luigi, cronomen, Baracchi Vera, segna punti, Giulia Faralli, si riparte, 14-0, retrospalla, questo interessante, ma più interessante questa rottura, vediamo il quintetto, il roster iniziale, partito per la formazione di casa, 6 Nica, ha forzato velletario il tiro di Calzini, 6 Nica, dicevamo 12 Calzini,
rimbalzo, non va a rimbalzo, è la volta di numero 12 Calzini, 13 Cabina, 14 Jankovic, 15 Di Tommaso, il quintetto di partenza per il Siena, Capitan Berti, numero 9, 10 Bandini, 14 Tius, 24 Bianchini, 36 Pascucci, 14-0. Veramente eccezionale con i suoi lunghi gangli e la mette dentro il più piccolo di tutti, il numero 36 Pascucci, Diante con il suo balzo. No look di ancora 36, secondo tentativo, la mette dentro il più piccolo Pascucci, secondo tentativo, due realizzazioni, 14-4, non va, a rimbalzo, ancora cerca il tap-in, con doppie mani, è la volta del numero 12, Calzini corto, ed ora prende il sopravvento il numero 14, Tius va sulla binaria di destra e poi da sottomano al numero 24, Bianchini non ce la fa, corto, a rimbalzo, e Calzini, velocissimo inizio di queste formazioni under 15, dicevamo, in mezzo va realizzato il direttore di gara ha dato i due punti e tiro aggiuntivo per infrazione commessa dalla squadra, dal numero 10 Bandini sul portatore di palla, quindi un solo tiro libero, due assegnati in azione dal numero 13 Cabina, due e un errore, va in attacco la formazione della Mensana, corto, a rimbalzo, la meglio Jankovic, dicevamo under 15 regionale, eccellenza, è proprio un'eccellenza questa dei nostri ragazzi, finta e poi la mette dentro, bellissimo Jankovic, è un nome da ricordare, sicuramente lo sentiremo presto, e non ce la fa a recuperare il nostro numero 6 Nica sul portatore di palla su Bianchini, 18-4, veramente una umiliazione di partenza, auguriamoci che possano continuare su questi livelli i nostri ragazzi, under 15 eccellenza, 18-4, si riparte con il secondo arbitro Samuele Pierallini di San Giovanni Valdarno, questa segna l'irregolarità al numero 15 Aretino Di Tommaso, capitano Di Tommaso, un'infrazione combinata dall'arbitro, si riparte 18-4, vantaggio enorme per questa squadra, dicevamo un bel proscenio, un palcoscenico sportivo, questo è l'under 15 regionale che vediamo allunga la gittata, commesso fallo il numero 11 Ferrari sul portatore di palla. Ed ora vediamo come se la cava Jankovic dopo aver realizzato in movimento 4 canestri. Vediamo se da fermo saprà fare altrettanto, realizzando il 100% delle sue opportunità. Vediamo, concentrazione perfetta, precisione balistica eccezionale. Se si considera che la distanza è identica all'NBA, qui vediamo 2 su 2, 20-4. Abissale, ottimo questo servizio lungo e va col centimetro, banda canestro, non è altrettanto preciso. Ha ragione il portatore di palla Pascucci. Pascucci cerca con il mancino, va a servire Ferrari, sguscia sotto e poi dà a Pascucci. Pascucci cerca il binario di sinistra, commette fallo il numero 15, un fallo veniale di Tommaso, va a cercare per la seconda volta il fallo di Tommaso e preoccupa coach Umberto Vezzosi, che anche se tranquillo dal risultato che viene impresso dal tabellone 22-4 dopo poco più di 5 minuti e mezzo,
22-4 è un distacco enorme grazie alle bordate, alle realizzazioni di Jankovic, di Cavina da 3, da 2 e di Calzini. A lunga distanza cerca e realizza il numero 36 Pascucci, mano veramente felice, finta il tiro e poi dà ancora servizio, ritorna e va, si gira molto bene, mezzo gancio di Jankovic, ancora il numero 36 in veste di play, ancora realizza, è lui l'unico realizzatore con 9 punti, praticamente sono tutti suoi i canestri di questo giovanissimo 36 Pascucci Giacomo, e va! Da 3, 12. E Calzini, ancora Jankovic dopo la tripla di Calzini che è la seconda. E Jankovic realizza ancora 2 punti, va in doppia cifra. 14 punti di Jankovic, 6 di Calzini, 5 di Cavina, 2 di Nica, sono praticamente 29 punti che danno una sicurezza matematica, direi 29-9 al momento, ma al momento dicevamo del primo parziale perché nella pallacanestro non c'è niente di determinato fino al 40esimo minuto giocato effettivo, quindi... Però è evidente che la partenza iniziale ha schiaccato gli avversari in maniera determinante. Vediamo, non trovano il bandolo della matassa, soltanto il numero 36 Pascucci ha trovato la reattività importante. Vediamo le finte imperiose di Jankovic, finte imperiose con la doppia mano. E vediamo ancora il numero 36 da... a Baccheschi l'opportunità, un lancio millimetrico, ancora lui sugli scudi, non soltanto in veste di realizzativa ma anche di... Vediamo, la mette dentro nonostante la irregolarità di due avversari che cercano di ostruirlo, e il numero 12 Calzini che si porta alla lunetta per cercare di trasmostrare 31-11, è un passivo eccessivamente pesante per la formazione senese. Vediamo se sarà in grado di poter recuperare dal punto di vista del morale 20 punti dopo 8 minuti di gioco. Va! Millimetrica precisione eccezionale Calzini, dicevamo una dinastia di fratelli che danno la loro, non va alla pallacanestro, vediamo, discesa importante, lascia ad aprire il pallone e non trova, ad aprire non trova, va sul binario sinistra, perde il pallone il numero 9 ospite Capitan Berti, vediamo, è ostacolato irregolarmente Calzini irregolarmente, mentre coach Umberto Vezzosi, veramente è un, per la nostra realtà, avere un allenatore richiesto da tutta Italia è veramente un onore averlo nelle nostre fila, e bene ha fatto il lungimirante presidente Mauro Castelli ad iniziare praticamente dalle giovanili, 4 anni, ottimo questo primo tiro dalla lunetta, 2-2 e Calzini ancora scivola nel parterre, irregolare questo intervento del difensore, 2 tiri, manda a canestro il numero 13, ci sembra Cavina, che ha realizzato 3 punti, una da 3 e una da 2, quindi il suo bagaglio
d'apporto, 5 punti più 1, precisione, ma vediamo, escluso, eccezione fatta per Cavina che ha sbagliato una trasformazione. Ancora Calzini, 5 su 5, 100% di realizzazione come Jankovic, 2 su 2, mentre Cavina nel tiro aggiuntivo non ha centrato il bersaglio. Recupera come un'aquila rapace il pallone Cavina e la mette dentro con sicurezza matematica, 40-11, una umiliazione, ma nella pallacanestro non esiste umiliazione, non esiste, esiste rispetto dell'avversario ma non rispetto del punteggio. Il punteggio, fino a che uno ha tempo a disposizione, secondi a disposizione per realizzare, realizza, perché sono punti che danno nel palmarès degli atleti importanti risultati. 40-11, 1 minuto e 26 al termine del primo parziale, la dice lunga sulla superiorità espressa in questa fase iniziale. Ottimo, ottimo Ferrari che riceve gli applausi anche dal pubblico di Fede Senese. Il secondo non va a rimbalzo, alla meglio la formazione di casa con Calzini. Calzini finta e poi con il mancino, spinge il mancino, va sotto canestro, è il numero 11 davanti dalla lunga distanza e va, la mette dentro il numero 7 da 3, da aprile, da 3, ancora è la volta di Tavanti, ci sembra, sono talmente veloci questi giovani, veramente una partenza eccezionale, 45-12, penso che nel risultato di questa categoria, l'under 15, un risultato di questo genere non sia mai pervenuto, ci ha trovato spiazzati anche nel commento. Velocissima partita, dopo pochi secondi era 20-4 la formazione di casa, per poi arrivare a 9 minuti, va dentro, la mette dentro, precisione di Pascucci. Pascucci è l'elemento che praticamente ha nel suo paniere 2 su 2, 11 dei 13 punti, 10 dei 13 punti, uno di Ferrari e due di Bacchetti sono di Pascucci, quindi un elemento validissimo. No. Cerca di mettere dentro a rimbalzo, la meglio da aprire, agguanta il pallone e poi lancia lungo di Tommaso, il capitano di Tommaso, aspetta, taglia tutto il campo, cerca la bomba che non arriva, primo ferro, ha chiesto troppo ai propri mezzi Jankovic, forse un po' stanco, riflessi un po' annebbiati, ma chiaramente aver realizzato qualcosa come 16 punti in 10 minuti effettivi di gioco, termina il pallone out e sarà la formazione di casa a rimettere. ...16-14 Calzini, 9 Cavina, 3 d'Aprile e 2 Nica, praticamente è il totale che dà 45-14... il risultato sin qui contenuto. Ottimo palleggio in elevazione stupenda di d'Aprile, va sulla sirena, un risultato 47-14 veramente eccezionale, un risultato da Guinness dei primati, un risultato che mette in evidenza lo stato di forma e la, diciamo così, la reattività dei nostri ragazzi. Chiaramente il coach Umberto Vezzosi, Virtus per molti anni, ha dato tante gioie, ha dato tanto lustro alla formazione senese, poi un po' ha girato per tutta Italia e nel mondo, per poi venire alla corte di Mauro Castelli per cercare di dare ai giovani le notizie, le nozioni basilari per questa disciplina sportiva. Sono pronto qui al Palasport Est per questo secondo periodo, una partita interessante tra due formazioni pari classifica ma che si giocano praticamente l'onore, un incontro storico come storici tutti gli incontri con
la formazione senese, un incontro dove la vittoria vale il doppio in questo derby regionale. 47-14, 2 di Nica, 5 d'aprile, 2 di Tavanti, 13 di Calzini, 7 di Cavina, 16 di Jankovic è il risultato, che contro gli 11 di Pascucci, 2 di Baccheschi e l'1 di Ferrari risponde con 14. E va, la mette dentro Jankovic, una sicurezza stratosferica, 18 punti ha commesso, ha mandato out il pallone su assalto di Jankovic, chiaramente un giovane che sentiremo sicuramente parlare nel tempo, perché i suoi fondamentali sono eccellenti, non soltanto fisicamente, lo vediamo, under 15, Jankovic. Sotto ancora il numero 15, questa volta di Tommaso, il capitano di Tommaso, che la mette dentro con estrema sicurezza. A rimbalzo, alla meglio, Jankovic, si fa per dire. Jankovic, un 2004, ancora 2 punti. Recupera molto bene, vediamo con il gancio, ancora rimbalzo, terzo tentativo, non va, ancora, vediamo, dopo 6 tentativi praticamente, ottimo questo numero 36, ottimo sia stilisticamente, non è fisicamente dotato come gli altri, ma vediamo la sua precisione balistica, la sua tempistica, la sua accelerazione, il suo passo è veramente eccellente, da fuori classe il numero 36 Pascucci. Ma chiaramente Jankovic è un'altra storia, Jankovic sicuramente avrà da dire qualcosa già fino. Ottimo slalom, realizzazione di Tommaso, comincia a salire di Tommaso con questa realizzazione, poi il tiro aggiuntivo, 56-14, veramente una panchina dimessa, una panchina attonita di fronte al risultato così. Va ancora di Tommaso, tiro aggiuntivo, solo un errore di Cavina, tiro da tiro libero. Numero 0 Labardi che investe di play, ottimo Cira, carica al sinistro e poi lo serve il compagno di gioco, commette errore, commette infrazione, sfondamento sul numero 18 Chierchini, un atleta aretino, e quindi sarà rimessa in gioco per la formazione verde, bianco-verde senese della Mensana. 57-14. Un passivo veramente umiliante, un passivo che ci sta tutto per quello che ha fatto vedere la formazione di coach Umberto Vezzosi, una sicurezza, una garanzia. Cerca il tentativo di aggancio Jankovic con i suoi gancli lunghissimi, finta, poi dà con il mancino, carica il mancino per Droandi da dietro. Cerca la bomba che non ha... Arriva! La bomba di Tavanti! Tavanti, 66-0. Ancora, recupera un pallone. Vediamo qui, dietro passaggio. E vediamo la rivincita, la vendetta Giovacchini dei quindicenni nei confronti della prima squadra del Costone, che ci ha umiliato veramente nell'ultimo turno casalingo, conquistando l'intera posta dopo aver iniziato un campionato veramente schioppettante, quello della Serie C. Il Costone Siena ci ha bloccato qui nel proprio terreno, ma ora sono i nostri ragazzi che vendicano la sconfitta patita in maniera netta, ma ancora siamo all'inizio campionato, quindi veramente soddisfazione e un divertimento vedere i nostri ragazzi
su tutti Jankovic con 18 lunghezze, Calzini, Cabina, Di Tommaso, D'Aprile, Giovacchini, Nica, Droandi, elementi che avranno sicuramente un futuro. Lo stesso Zanini, fratello, quel Mario Zanini che è andato a Bologna, sembra che dopo ci dirà praticamente l'excursus il nostro buon Umberto Vezzosi, il guru della pallacanestro italiana, nazionale e forse anche internazionale. Richiesto ancora, ottimo retrospalla di Jankovic, palleggio e poi da dietro a Giovacchini, palleggio elegante, e Droandi dietro a Giovacchini, a rimbalzo ancora lui, Jankovic cerca, ottimo servizio, si gira, Droandi non trova il canestro, finta e poi ottimo, elevazione stupenda, in sospensione davanti, ancora davanti, non eccessivamente dotato come più quotati Jankovic, lo stesso numero 11 davanti, rimbalzo, ancora Jankovic, rimasto qui in campo, la chioccia con i propri pulcini, retrospalla, poi va a cercare Giovacchini, rimbalzo, 5.52 al termine, ma da tre, esaltante, ispiratissima tutta la formazione, veramente da un esempio eccezionale di tanta bravura, è veramente, è per noi una soddisfazione immensa, ottimo il numero 14 Tius, ha strappato letteralmente il pallone dalle mani degli avversari, ha realizzato un bellissimo canestro, chiaramente c'è ancora gioco di gambe e di braccia del numero 14 Jankovic, bilancia gli avversari, li supera ma poi non trova il canestro, ora contrasto con Bianchini, toccato improvvidamente il pallone, termine out, e sarà una, ecco, fa riposare coach Umberto Vezzosi, fa riposare Jankovic, veramente il top score, 18 punti realizzati tutti da due e due su da tiro fermo, la mette dentro, l'ottimo Versace, sbilanciato dall'avversario, trova il pertugio perfetto per realizzare due punti e accorciare un gap che ormai è abissale, non va. Zanini alla ricerca affannosa del pallone, recupera, è corto questo invito a canestro di D'Aprile, entrato nel cono d'ombra, ci sembra Droandi che condivide l'operato del primo arbitro di Lorenzo Pampaloni, che in coppia con Samuele Pierallini dirigono questo turno di questa Under 15 eccellenza, la Dunia Pakesba, una formazione che sicuramente avrà tanto da dire a questo campionato e quantomeno avrà da mettere in evidenza. Ottimo! Ancora Versace realizza la posizione difficilissima, decentrata, ma 67, ottimo, servizio eccellente sotto mano, ha tagliato la zona pitturata, ha trovato libero Droandi che purtroppo non ha realizzato. Turno importante per i nostri ragazzi, in evidenza veramente in questo magico Palasport Estra di Arezzo, ha messo in evidenza una sagacia tecnica di tutto il complesso, particolarmente con elementi, un elemento come Jankovic, Calzini e Cabina, tre elementi che faranno parlare nel tempo. Ottimo retrospalla di Giovacchini, si disimpegna, transizione, va, finta il passaggio e poi da no look per il numero 12 Calzini cerca la prodezza ma è stato irregolarmente trattenuto, quindi saranno due liberi
per allungare ancora il vantaggio 67-20. Calzini, una dinastia di giocatori di basket eccellenti. Per un'inezia praticamente non è, sfiora il primo ferro. Alza la parabola questa volta e Calzini, primo errore, 50%, 75%, 3 su 4, con un solo tiro sbagliato, e si aiuta, è Zanini che commette fallo sul portatore di palla su Versace, sanzionato ancora in bonus le due formazioni, 3-23 al termine di questo secondo parziale, 68-68-20, un risultato eccezionale per una partita di pallacanestro under 15, diciamo under 15, difficili elementi, vediamo in fase di sviluppo, giovanissimi e non eccessivamente dotati, eccezione fatta per Calzini e Jankovic. Poi gli altri, diciamo così, sono un'altezza non eccessivamente alta. Dai e vai, Calzini, Giovacchini, da Calzini, dietro al numero 13, Cavina, Cavina. E Cavina appoggia sulla sirena. Sulla sirena, 24 secondi scadono, ma Zanini, Zanini allarga sulla corsia di destra per Droandi, Droandi ferma in tempo, poi da Giovacchini, Giovacchini. Punta l'avversario, entra dentro il semicerchio, cerca la bomba da tre. È scaduto il tempo, 2:24, 24 secondi, 68-20. Rimessa in gioco dalla linea laterale, a detta del secondo arbitro Samuele Pirallini. Stoppato, Giovacchini ancora, supera, transizione, ottimo! In rapidità e poi dà al numero 13 Cavina. Cavina! Cavina da 3. 71 Cavina. A 20. Esagerato risultato qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo. Due acerrime contendenti, chiaramente sportivamente parlando, perché siamo nello sport veramente storici, nemici con i senesi, ma nemici da battere, non da abbattere. E quindi vinca sempre lo sport, e questa volta ci sembra appannaggio della formazione aretina, come lo è stato nell'ultimo turno di Serie C. Ottimo questo Capitan Berti che realizza la distanza ravvicinata, dicevamo nell'ultimo turno di campionato di Serie C è stata la formazione senese ad umiliarci e a farci perdere la testa della classifica generale. Finta di Calzini, corsia di destra, non si trova Calzini con il numero 4, ricevono ugualmente gli applausi del pubblico numeroso e competente qui nei gradoni del Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo. Carica al destro, recupera molto bene, attaccato da due avversari, e poi cede il pallone al numero 15, Margiacchi, Margiacchi per Chiuse dietro al numero 36, questa volta non trova Pascucci, uno dei pochi errori in fase di realizzazione. Ottimo questo, commette fallo sul numero 9 che in semigancio aveva cercato la realizzazione. È sul 9 che, numero 9 che ha commesso fallo e quindi è al primo arbitro. Pampaloni Lorenzo manda Capitan Berti nella la lunetta per cercare di trasformare i due tiri, mentre rientra in campo il numero 14 Jankovic. Non va il primo. Non va neanche il secondo, a rimbalzo, strappa,
va a trovare nel regno dei giganti il pallone Jankovic e lo trova, va in attacco, ottimo questo servizio di Giovacchi, del numero 13 Cavina, e da tre non ce la fa Jankovic, nel suo repertorio c'ha qualcosa come 14 tiri tutti realizzati ma non da tre, nessuno da tre, sbilanciato irregolarmente l'atleta senese da questo intervento di Calzini, ci sembra, domanda all'elemento più dotato fisicamente, il numero 14 Tius, ma sbaglia il primo tentativo, sbaglia anche il secondo e quindi va in attacco Jankovic, chiama gli schemi e poi manda da tre a rimbalzo, ottimo intervento di Zanini che dà il pallone, Tappin sotto canestro, va ottimo, vediamo anche prontezza di riflessi di Jankovic che manda a sbattere sul costato degli avversari il pallone che termina out, per recuperare il possesso esce il numero 14, vediamo gli schemi, va al servizio Jankovic, Calzini dà ancora, Jankovic riceve dal compagno di gioco, finta, fa vedere il pallone agli avversari e poi va a canestro, terzo tempo, ma è stato ostacolato irregolarmente. E quindi sarà Jankovic, due liberi. E il primo errore, comincia la stanchezza ad affiorare, chiaramente ha corso tanto, ha realizzato tanto, 18 punti già, va il secondo tentativo, 1 su 2, 71-22, va avanti, cerca sul secondo, sulla sirena, cerca la bomba, la realizzazione, 72-22, non va, termina qui 72-22. Incontro stupendo, veramente giocato magistralmente da nostri ragazzi, dove è emerso su tutti noi Jankovic insuperabile, un Calzini, un Gavina, un Di Tommaso, ma da aprile Giovacchini e Tavanti e Nica, lo stesso Nica con Zanini hanno preso il parte a questo incontro importantissimo tra due formazioni rivali da sempre, rivali chiaramente sportivamente parlando. Noi ci lasciamo, andiamo a prendere un tè caldo e poi ritorniamo tra poco. Ancora siamo in questo secondo tempo lungo dell'incontro di pallacanestro Under 15 eccellenza regionale tra la formazione della Dunia Paxba e la Mensana Siena. È la formazione di casa che vince strepitosamente 72-22, una partita veramente stratosferica, un risultato oltremodo gratificante. Abbiamo sentito in premessa coach Umberto Vezzosi che ci ha detto che è una partita difficilissima, ma se queste sono le partite difficilissime, probabilmente la verve, la reattività dei nostri ragazzi, di Jankovic, di Cavina, di Calzini, di Davanti, praticamente hanno messo in ginocchio la formazione senese dopo pochi secondi, e rientra con un'altra carica il numero 14 Chius, ma sbaglia clamorosamente, dai Evaide, Jankovic, è stato Jankovic l'elemento stratosferico, colui che vediamo commette fallo, il numero 36 Pascucci, che è il top score della prima formazione con 11 realizzazioni contro le 19 di Jankovic, 10 di Cavina, 14 di Calzini, 9 Tavanti, 5 di Giovacchini, 5 d'Aprile, 2 di Nica e 5 di Di Tommaso. Si riparte 72-22, chiaramente un sfortunato in questa circostanza Nica con un tiro dalla lunga distanza non andato a segno, contatto dentro la zona pitturata al limite del fallo, terminato il pallone con il numero 9 che giostra Berti, capitan Berti, poi dà sulla corsia destra, Franzi torna su, è inversione di campo, è il numero 24 che Bianchini si è inavvertitamente riportato nel proprio terreno di gioco,
dopo aver varcato la linea di demarcazione del centrocampo. 72-22, i due arbitri sono Pampaloni Lorenzo di Terranuova, coadiuvato da Pieraldini Samuele di San Giovanni Valdano. Terzo tempo, lunghissimo Calzini, tavolo della giuria è composta da 24 secondi, Borgia, Pietro, Luigi, Cronomen, Vera Baracchi e segna punti Giulia Faralli. In attacco la formazione bianco-verdi della Mensana, alza il pallone, taglia tutto il campo. È in possesso Bianchini, Bianchini ottimo, scodella dal basso verso l'alto, Bianchini il primo punto, la prima realizzazione. Vediamo con che sicurezza, con una sola mano il passaggio del numero 14, e non va, ancora Calzini, ci pensa Calzini a recuperare il pallone che ritorna in campo e lo mette dentro, ottimo servizio, cerca di, perde il pallone. Il numero 36 improvvidamente anche lui ha invertito il campo di gioco, è ritornato nel proprio terreno di gioco, quindi sarà rimessa per la nostra formazione. Si porta Jankovic, Jankovic è controllato dall'omologo numero 14 Tius, Jankovic per Nika, bilancia l'avversario e poi da dietro commette da tergo il fallo, il giocatore senese restituisce il numero 36, ancora lui Pascucci, secondo fallo in questo terzo periodo, 8 minuti e 3 al termine, 74-24, cerca e viene fuori con il pallone il giocatore senese, lascia Tius, è la volta di Cavina con il contagiri toccato da un difensore senese, dal numero 9 Capitan Berti, il pallone che termina 8 nella corsia di destra, cerca il pubblico aretino di incorare i ragazzi per cercare di farci vedere ancora dei canestri importanti, in canestri eccellenti come sono stati eccellenti quelli del primo tempo. Vediamo, è strattonato ancora dal numero 36 Pascucci e comincia a essere grave la posizione falli di questo atleta che è sicuramente il top score della propria formazione, quindi la persona più precisa nonostante la sua non eccessiva altezza in statura, ma è un elemento validissimo sia come play, come realizzatore, come... E va da tre, vola alto il nostro atleta, ci sembra Cavina da tre ha realizzato è il terzo canestro da tre, quindi non è una casualità. E ha commesso fallo il numero 6 Nica nei confronti del portatore di palla ed ora sale i falli di squadra per la nostra formazione, 3 ciascuno. È in possesso Bandini per Capitan Berti ritorna su Bandini, gira sul semicerchio contratto da Cavina che lascia Jankovic, questa volta Jankovic per Di Tommaso, ancora Jankovic, finta, poi allunga il terzo tempo e la mette dentro con grande signorità, grande classe. ...79-24... la tripla di Cavina mette le ali alla nostra formazione, si va in linea orizzontale, transizione, va fino in fondo il numero 6 Nica e poi lascia a Calzini il pallone che tocca Di Tommaso che viene anticipato dal numero 9 Capitan Berti, si passa dal Pampaloni, consegna il pallone alla difesa senese con Capitan Berti, alza, si frappone, gli ruba il pallone da sopra le spalle, Jankovic lo deposita con eleganza, vola alto, vola in cielo Jankovic a recuperare questo pallone e non ce la fa a trattenere, disfatta per la formazione in maglia verde della Mensana Siena, chiaramente momento non felice
delle giovanili senesi, anche se nell'ultimo turno di Serie C il Costone ci ha battuto inesorabilmente e noi ci rifacciamo chiaramente con le giovanili, con questa formazione mirabile, la prima volta che la vediamo all'opera, ma sicuramente è un'impressione più che positiva, un'impressione. E vediamo la sicurezza di questo Jankovic. Primo tentativo, 2-2, inesorabile. Prontezza, precisione balistica ineccepibile. Tocca il tabellone, ancora lui, porta avanti il pallone. Dai, vai, Calzini. Calzini lascia Cavina, Cavina strappato dal numero 11 Ferrari, Ferrari da dietro, ecco Ferrari che riceve da Pius, Ferrari cerca e la fa, Ferrari dalla lunga distanza, da 3 ci sembra, 27, 83 a 27. Finta, poi da dietro al lungo, la mette dentro Di Tommaso, capitan Di Tommaso, 84-27, 5 minuti al termine di questo terzo periodo, allora doppia sostituzione, esce il numero 12 Calzini. Con Nica è entrato anche Geppetti ed il Cavina da 3, ancora da 3 Cavina, Cavina 4 triple, è una esagerazione, 88, vuole arrivare 100 la formazione aretina. L'inerzia del gioco è sempre stata dalla parte della formazione di casa, ha iniziato dopo pochi secondi, era già a 10 punti con ottimo questo rimbalzo, si ferma, si arresta in tempo, ma il numero 8 Geppetti, che fresco appena entrato, fa valere la sua performance stilistica ancora, e questa volta è corto, tocca il tabellone. La sua freschezza atletica, Geppetti, vediamo, trattenuto il pallone, quindi nulla di fatto, l'inerzia del gioco è in favore dei nostri ragazzi, quindi sarà rimessa in gioco per la formazione della Dunia Pac Sba. Si va al numero 14 Jankovic. Ottimo servizio, non va, gira, e Tapin ancora tentativo, contendono il pallone, conteso, il numero 16 è Tiberi, ha commesso fallo, ci sembra il numero 14 Tius, e quindi sarà sicuramente per il nostro Tiberi l'opportunità di togliere lo zero dalla sua tabellina. Non mette a referto ancora alcunché, Tiberi viene incoraggiato dal pubblico aretino, capisce il momento di disorientamento del neo entrato. E va! Con un po' di fortuna, primo ferro, si impenna la sfera e poi termina a canestro. Ed ora non si gioca per i due punti, si gioca per il risultato eclatante, per il risultato eccessivo. È ottimo questo tap-in, la ripresa formidabile del giocatore del numero 24, ci sembra, Bianchini, che ha realizzato, mentre ha commesso fallo di piede un giocatore aretino, e quindi sarà rimessa in gioco per i nostri ragazzi.
e Bandini che va a servire il velocissimo, stoppato dal numero 13 Cavina va verso il, è ottimo servizio, va, cerca di portare fuori ancora Cavina, toccato, è in anticipo, ottimo anticipo al numero 24, aspetta e la mette dentro Bianchini, realizza il suo terzo punto in movimento, 89-31, va ancora al numero 10, velocissimo Bandini, manda in avanti il numero 24, questa volta non tiene dentro il pallone Bianchini e quindi sarà rimessa per la formazione aretina. Con grande arguzia è stato il nostro atleta Di Tommaso che ha lasciato l'avversario. Ah, ci arriva con la sua lunga mano il nostro Jankovic si libera molto bene, ottimo questo Cavina superlativo, scivola nel parquet. Dopo le due triple Cavina si consegna un repertorio stilistico veramente eccellente. Questa volta serve il numero 15 in un vasoio Di Tommaso, ancora lui deve superare la doppia cifra, 93-31. È veramente una passione questa della formazione di coach Davide Semplici, che osserva attonito, osserva questo turno. Ottimo con doppia mano e va, cerca il periplo del canestro e la mette dentro ancora una volta Bianchini. Precario equilibrio, avrebbe avuto veramente del magico Geppetti, a rimbalzo la meglio la formazione senese con Baccheschi che lancia sulla corsia di destra. Stoppata eccezionale, ma ha stoppato anche il conta secondi e quindi va trovata la giusta sistemazione con questa anticipo superbo Jankovic, veramente eccellente in tutti i fondamentali, sia per precisione, dicevamo 19-25 le sue realizzazioni sinora, ma ancora c'è più di 11 minuti da giocare, per cui tutti i risultati possono venire fuori. 93-33, 60 lunghezze di differenza, un'enormità. Grande soddisfazione sicuramente, sfugge il pallone al numero 11 Ferrari, poi cede. Ottimo per Bianchini, da due o da tre, da due Bianchini, va in attacco la formazione di casa con il Cavina da a Giovacchini, cerca, disturbato dal numero 16 Tiberi, l'atleta, ottimo questo bel servizio, manda 14, manda fuori giri il numero 10 Aretino, e segna Tius, manda fuori i giri Giovacchini, con una finta lo disorienta e si era liberato molto bene Giovacchini in questa circostanza, lunga distanza, bomba con sicurezza, tranquillità, veramente il numero 13 Cavina, 19-21 punti, Cavina sta cercando di raggiungere sulle orme di Jankovic con 25 punti contro Cavina che ne ha 21, quindi una lotta in famiglia, 96-37, una enormità. Tutto pronto qui al Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo, dove sta per avere inizio l'ultimo dei quattro parziali che dovrà dare la vittoria ai due contendenti, la Mensana Siena contro la Dunia Pac,
scuola basket Arezzo, ormai la vittoria finale sentenziata 96. Ottimo, va a prendere in cielo il pallone a gancio strepitoso di Ceppetti. Non fa altrettanto. Non fa altrettanto Cavina, non trova il pallone mentre va sulla corsia di sinistra Ceppetti. Ceppetti manda avanti il pallone per il stanchissimo. Il numero 7 D'Aprile ce l'ha nel DNA la tripla, l'ha già segnata, quindi ha provato. Vediamo pallone conteso, l'inerzia del gioco. No, ha commesso fallo il numero 16, sanzionato dal primo arbitro, il signor Pampaloni Lorenzo di Terranova, coadiuvato da Samuele Piraldini di San Giovanni Valdarno, con il tavolo della giuria composto dal 24 secondi Borgia Pietroluigi, Cronomen Vera Baracchi, a segna punti Giulia Faralli. Una partita che dava delle preoccupazioni ad inizio. Abbiamo ascoltato Umberto Vezzosi che ci ha detto che era una partita da giocare alla pari, con i pari quota under 15 eccellenza regionale, ma che poi si è visto una sola squadra dopo soltanti pochi secondi, 10-0, un risultato impensabile dallo stesso coach, veramente da 4 anni qui ad Arezzo per cercare di portare alto il nome della nostra città in questa disciplina sportiva, assecondato nei suoi progetti e assecondando i progetti del presidente Mauro Castelli di iniziare prima la costruzione esterna, poi la costruzione degli allenatori, poi la costruzione degli atleti e poi portare pubblico al Palacaselle per vedere questo sport ad alti livelli, come stiamo vedendo ad alti livelli questi under 15 che hanno merito veramente il nostro applauso. Vediamo ancora pressione balistica non eccessiva, ma si gira, vediamo con quanto entusiasmo, con quanto Eva la mette dentro D'Aprile ancora una volta, e il pallone Bianchini 98-37, deve cercare assolutamente, va Ceppetti, arresta e poi va dietro, torna sui passi, lunga distanza, rimbalzo, è stato Cavina che ha cercato troppo velletario il suo tiro, 21 suoi punti, deve cercare di raggiungere i 25. Di Jankovic che sta riposandosi dopo veramente più di mezz'ora giocate ad alto, tanta intensità, commette fallo Giovacchini, mentre c'è un suggerimento di coach semplici Davide, coadiuvato da Porco Filippo, mentre la panchina è Vezzosi, Umberto Vezzosi, che raramente si è alzato per cercare di dare istruzioni, avendo catechizzato gli atleti presumibilmente durante la settimana. E 98-37, non c'è bisogno di mettersi in evidenza, cercare, vediamo in mezzo a due. Pallone conteso, l'inerzia del gioco è in favore della formazione di casa, quindi sarà rimessa per i colori amaranto. È il secondo arbitro Samuele Perallini, mentre il suo bagaglio di applausi li sta ricevendo Cavina. Chiaramente è disperato. Va dentro! Davanti! L'eroe! L'eroe che ha superato per lui i 10 punti e i 100 realizzati in questo istante, 100-37, veramente una soddisfazione incommensurabile per i ragazzi, indipendente dal
indipendentemente dall'avversario di turno, ma chiaramente raggiungere certe vette e scade il tempo a disposizione per caricare il destro e esplodere verso il canestro per il numero 99 per Baccheschi. Termina il tempo, out, in due si contendono il pallone, alla meglio Giovacchini cerca dalla lunga distanza, non va, rimbalzo, cerca con il mancino, ancora Giovacchini, intercetta un pallone, cerca di dare dietro spalla al numero 11 davanti, è a rimbalzo, è da aprire, ha cercato di servire, cercato il tiro a canestro che non è servito neanche a lanciare il compagno di gioco. E ora una sostituzione anche per D'Aprile, una sostituzione lascia spazio a Droandi in mezzo a due, a strada libera per Pascucci, dicevamo, rientra in campo, è il top score della formazione ospite con 11 lunghezze, con 11 punti, supera, è ostruito irregolarmente da Versace, errore fallo e quindi rimessa in gioco per la nostra formazione. Giovacchini si smarca, si libera a uomo, la difesa della formazione senese va al numero 8, a Geppetti, il pallone, cerca la via del canestro, stoppato da Tiusse e Baccheschi che va a canestro, ma commette fallo, toccato duro forse al volto da un avversario, da un giocatore aretino, ma si riprende prontamente, prende la via degli spogliatoi, sostituito Baccheschi da dal compagno di gioco. Ferrari ci sembra si porta al canestro, non va il primo. Non va neanche il secondo del numero 10 Bandini. È Bandini che è entrato al posto dell'infortunato. Punta dentro e poi cerca dalla lunga distanza, rimbalzo. Droandi va a servire Giovacchini. Giovacchini cerca lungo, fa girare il pallone il numero 16 Tiberti, a rimbalzo e la formazione ospite, 5 minuti e 9 è Labardi va corsia di destra, è troppo distante Pascucci, ha cercato la via della tripla e ora dovrebbe rientrare Calzini, tutto il roster è fatto giocare dalle cocce Vezzosi Umberto, coadiuvato da Marco davanti, dare a tutti i ragazzi la soddisfazione di poter dire anch'io c'ero in uno scontro memorabile, uno scontro dove il punteggio è veramente stratosferico, un punteggio, cerca, insiste il numero 11, tiene dentro il pallone e poi lo cede al compagno di gioco. È Ferrari che ha fatto a rimbalzo, lancia lungo Di Tommaso e va a ricevere il pallone, ancora dietro è liberissimo Calzini ancora, ottimo servizio per il numero 9 Capitan Berti va a cercare, ottimo Zanini, lungolinea, è solo lungolinea, si cerca e non va, rimbalzo ancora, la maglia bianco Amaranto
davanti per Zanini, cerca con due mani e va al rimbalzo di Tommaso, mette giù, va in doppia cifra, 11 punti, stoppato, e vediamo ai limiti della regolarità questo intervento su Calzini. Va in attacco Pascucci, ottimo servizio, cambia tutto il campo e poi la mette dentro Bandini, realizza, toglie lo zero dalla sua casellina, va in attacco, vediamo, la mette dentro Calzini, ancora 18 punti, 104 a 39, 3 minuti e 20 secondi al termine. Esce Chierchini, gli subentra il numero 15 Margiacchi, va dietro a Droandi, questa rimessa in gioco per Di Tommaso, ancora Droandi per, cerca di servire, lo fa, è troppo potente il tiro, Droandi va a cercare Zanini per Calzini, che viene fermato irregolarmente, 104 a 39. Non avevamo mai visto un risultato superiore a 100 punti. La soddisfazione ci viene data dalla Under 15 eccellenza regionale. Davanti, punta l'avversario, poi ottimo, esce. Recupera il pallone molto bene Di Tommaso e manda nella corsia di sinistra Calzini si arresta in tempo, cerca Droandi, serve dietro, arriva dalle retrovie Calzini, 20 punti Calzini, è ottimo, la mette dentro, questa volta è il giocatore senese, il numero 9 Capitan Berti, e con il sinistro carica il sinistro Tavanti, ma non ce la fa, non trova la perfezione balistica, 106 a 41, vediamo, non si trovano, è terminato il pallone, la rimessa di Zanini che consegna al direttore di gara il pallone. Zanini, e vediamo con le due mani, non ce l'ha fatta a superare l'ostacolo in maglia verde, taglia tutto il campo, alla meglio Zanini, i due numeri 9 Zanini e Berti allunga per il numero 11 Ferrari cerca la mette dentro da tre Ferrari, una bella realizzazione. È la seconda praticamente, quindi nel DNA di questo giovane atleta c'è sicuramente la tripla. E va Di Tommaso, grande eleganza, va su in elevazione stupenda, supera metà campo, perde il pallone, fa recuperarlo, manda il numero 10 Bandini in mezzo a due, cerca da terra di servire il compagno, alla meglio il numero 15 Di Tommaso. E va dentro Di Tommaso, 15 punti, 110, sale il punteggio, 59 secondi al termine, va sulle mani e va dentro Calzini, realizzazione, 20 punti di Calzini, più tiro aggiuntivo. 112 a 44, veramente una batosta per i senesi, una realizzazione veramente stupenda per i nostri ragazzi, rimarrà negli annali della storia aretina, l'incontro Under 15 regionale eccellenza che i nostri ragazzi stanno conquistando. Calzini, stupendo Calzini. Commesso fallo, è nelle incrociare, ha colpito l'avversario, ha toccato l'avversario con i piedi, il numero 15 Di Tommaso, quindi è stato considerato capitano Di Tommaso
con i suoi 15 punti fallose, quindi da punire con la perdita del possesso, recuperato prontamente, taglia tutto il campo il numero 12 Calzini, avrebbe avuto del miracoloso la bomba del genere da oltre 8 metri che Di Tommaso ha scagliato contro il canestro. 113-44 in attacco la formazione senese, ottimo servizio per Pascucci, lunga distanza, alza e non va, a rimbalzo alla meglio la formazione aretina con Calzini da a Droandi per Calzini respinge l'attacco dell'avversario e non va. 115-44, un risultato veramente imponente, stratosferico, incommensurabile. Calzini, dicevamo, 27 punti di Calzini, 27 punti contro i Jankovic, lasciato a riposo, contro i 25 di Jankovic, chiaramente sono i due top scorer della formazione, ma Di Tommaso con 15, davanti 11, 21 Cavina, sono gli altri atleti che hanno con grande abilità, con grande classe, con grande entusiasmo realizzato questo stratosferico risultato. 115-44, una vittoria netta, ha umiliato l'avversario di turno, la Mensana Siena, chiaramente momento storico per i nostri colori, momento tragico per i colori delle giovanili senesi, oggi particolarmente qui ad Arezzo, come lo è stato del resto nei nostri confronti della prima squadra, ci hanno umiliato i senesi del Costone e la rivalsa, la vendetta è stata servita in un piatto d'argento da coach Umberto Vezzosi, e noi ricordate il risultato con il quale i nostri ragazzi stanno prendendo i meritati applausi, ricordiamo 115-44, termina la diretta televisiva dal parquet del Palasport Estra, ma prima di cedere la linea alla regia sentiremo dalla viva voce dei diretti protagonisti sensazioni e commenti a caldo, a tra poco. 115-44, risultato esaltante e stratosferico. Una bella partita, 115 praticamente a 44, quindi un risultato importante. Secondo tutti questa partita è stata la prima vittoria di questo campionato. La dedico soprattutto ai miei genitori e a tutta la squadra. Bravo, ti vedo. Geppetti Andrea. Com'è andata? Bene, bene. A chi la dedichi la partita? Ai miei genitori. Che importanza ha il coach in questa squadra? Molto, devo dire che è veramente molto importante. Zanini Davide è un nome importante, c'è il fratello? Paolo Zanini. Paolo Zanini che ha preso il volo per Montecatini. L'Italia, per la Serie A, quindi... Montecatini, Serie B. Serie B. E tu dove vuoi arrivare? Magari ai suoi livelli. A chi dedichi questa vittoria? Alla squadra. Nica Marius. Nica, hai realizzato quanti punti hai realizzato? Pochi, comunque è stata una bella partita e è l'inizio di tante vittorie. Domenico Di Tommaso. Di Tommaso, capitano, quindi sì. Hai fatto numerose, più di 15 realizzazioni. 15 realizzazioni. Com'è andata la partita? Bene, sinceramente bene, abbiamo giocato tutti bene, a ottimi livelli, come finora non abbiamo sperimentato in campo, e questa vittoria la voglio dedicare a tutti noi perché sia l'inizio di molte vittorie. C'è un segreto in questa squadra? Il coach e la voglia di allenarci e di migliorarci di tutti noi. Calzini, che partita è stata per te? È stata una partita molto fondamentale anche per avviare il nostro cammino per le vittorie, per il nostro campionato, dato che finora abbiamo perso le altre. Cavina Jacopo, anche lui un ottimo realizzatore, perché siamo a 21 punti, quindi una bella realizzazione. Tu a chi dedichi questa partita? Alla squadra e al coach.
È una partita importante, è praticamente il cartina al tornasole delle vostre capacità. Fino ad ora siamo stati, vi siete divertiti, d'ora in poi le cose vanno fatte seriamente. Sì, molto seriamente. Bravissimo, vediamo qua alla mia sinistra, al numero 10, Giovacchini. Giovacchini ha fatto pochi canestri ma ha corso tanto. Sì. A chi dedichi la partita? Alla squadra e al coach, che sia una partita che faccia ripartire la squadra dalle partite perse prima. Non ci sono aggettivi per illustrare cosa il commentatore ha detto durante l'incontro, quello che ha fatto, i canestri che ha fatto, come si trova ad Arezzo? Guarda altre televisioni. Pitate, cacco se snavasi, su Arezzo. Ha detto che è molto bene. Quanto vuole rimanere qui a Arezzo? Penso che qualcosa di giusto oggi. Fino alla Serie A? Fino alla Serie A. Ponesmo, perché preoccupo di tre volte. Che non lo sa. Davanti Luca. Davanti Luca, sì, è passata la doppia cifra, 11 punti. A chi dedichi questa partita? Più che altro a me stesso, perché è sempre un metodo per migliorare. E poi devo fare anche sempre di più. Poi anche a Umberto. Che era si respira anche nello spogliatoio. E a mio fratello, che mi dà sempre fiducia. E... Troandi non ha realizzato nessuno, però è stato utile alla squadra. Questo lo so. È una vittoria importante, ci aiuta a sbloccarci in tutto il campionato. Adesso, come hanno detto tutti gli altri compagni prima, dobbiamo iniziare a vincerle tutte. Ecco, il segreto che nello spogliatoio, qual è questo segreto che nessuno mi ha detto? Potremmo dire l'unità e la voglia di vincere che c'è, anche se siamo un po'... Con qualche punto di Droandi si può andare più in alto? Ora non lo so. Si può volare alto. Bravissimo, è la volta l'ultimo d'aprile. Sicuramente questa partita è stata importante per la squadra, siamo stati più continui rispetto alle altre che siamo sempre, diciamo, crollati nell'ultimo quarto. Questa partita la dedico soprattutto alla squadra, che possa iniziare questa stagione al meglio e possa continuare questa stagione al meglio, e al coach. SV Arezzo! Umberto, un gruppo di cui sentiremo sicuramente parlare, di qualche elemento sentiremo parlare ad alti livelli, perché ci sono dei ragazzi veramente 15 anni, ma sono dei ragazzi eccellenti e veramente hanno dei fondamentali importanti da migliorare sicuramente, tante cose da migliorare, molta, però diciamo sì, c'è della stoffa in questi ragazzi. Sì, questo secondo me è un gruppo che farà lo stesso percorso che hanno fatto il 2001, 2002, 2003, cioè all'inizio c'è un po' di difficoltà, anche perché magari bisogna conoscersi, bisogna un po'... Cioè, io devo conoscere bene loro devono capire un po' se si vuole salire di livello, come bisogna allenarsi, come bisogna stare in campo, che atteggiamento bisogna avere. Quindi è chiaro che all'inizio ci sono dei problemi, però i problemi le persone intelligenti le superano, perché si vengono incontro, si danno da fare. E io ho detto, noi abbiamo giocato, questa è la sesta partita, abbiamo vinto questa, abbiamo perso 5, ma di quelle 5 almeno 3 si potevano benissimo aver vinto. Questo che significa? Significa che non siamo tanto indietro rispetto agli altri, siamo lì. Con sicuramente più il tempo passa più noi miglioreremo, più che poi vincere aiuta anche a prenderci voglia, a provare delle sensazioni magari diverse e così via. Quindi io sono sicurissimo che già le ultime partite sono andate molto meglio, però sono sicurissimo che questa squadra, con un altro paio di mesi di lavoro, diciamo da gennaio in poi, sarà una squadra e nessuno potrà venire a giocare con noi dicendo sicuro di vincere. Noi ce la giocheremo alla pari con tutte, comprese le prime, quelle che vengono considerate prime della classe, perché i ragazzi ci sono, le qualità ci sono, poi il gruppo è buono e poi conta anche, non conta solamente quanto siamo alti e quanto siamo bravi, conta anche come si sta in campo, l'attenzione ci si mette, certi piccoli particolari che ancora non sono completi naturalmente, però devo dire che il bilancio è, per me è nettamente più che positivo, perché insomma ripeto, vedo che siamo lì, anche se in questo momento come punteggi abbiamo vinto solo questa, però state tranquilli, le vittorie arriveranno.
E noi ci saremo sicuramente a vedere le vittorie, perché chiaramente quando si vince c'è tanta soddisfazione, e c'è gioia e c'è, diciamo così, entusiasmo, perché vedere i ragazzi quindicenni giocare a questi livelli qui chiaramente è merito dei ragazzi, ma merito sicuramente del guru e merito anche del nostro Marco Tavanti, che è l'ombra del nostro guru, è sempre presente agli allenamenti, è sempre costantemente lui. Marco Tavanti. Sì, sì, allora, diciamo che per un periodo è stato l'ombra, ora però comincia ad avere una certa esperienza, quindi non è più solo l'ombra, anzi è uno che è molto importante sia per me che per la squadra, perché in tante situazioni mi sostituisce bene. Quindi è uno stimolo per prendere consistenza, prendere sicurezza, tranquillità, serenità, prendere praticamente il governo, il comando della nave, traghettata sempre il supervisore, il nostro guru della pallacanestro, però ti dà mano libera e quindi ti dà la più ampia libertà per le scelte in questa squadra. Certo, perché il coach ha piena fiducia in me e confida anche nelle mie possibilità, nel riuscire anche a far migliorare io stesso la squadra. Grazie Umberto Vezzosi, grazie Marco Tavanti. Al nostro pubblico televisivo, arrivederci al prossimo turno. Guardiamo di vedere più giovani, perché sono questi che portano non soltanto il pubblico al pallacaselle, ma portano i genitori, portano gli amici, portano i parenti e portano, diciamo così, il futuro di questo sport, che è sempre più importante per Arezzo. Al nostro pubblico, arrivederci alle prossime partite della Scuola Basket Arezzo. Arrivederci a tutti.